Amici di Sesta Rete, ben ritrovati con il nuovo appuntamento di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, solito appuntamento dedicato interamente ai risultati, alle classifiche dei gironi dilettantistici siciliani. Diamo subito il benvenuto alla nostra Lorena. Ciao Lorena. Buonasera a tutti e buona domenica. Eccoci di nuovo insieme per aprire il nuovo anno con naturalmente tutti i campionati, dal campionato di Serie D sino al campionato di seconda categoria. Diamo anche un saluto al nostro Alessio Di Mauro. Ciao Alessio, buonasera, come stai? Buona domenica a tutti. Ben ritrovato anche a te. Grazie mille. Il saluto si estende anche a Gianluca Barbagallo, come al solito in postazione internet per darci subito, come al solito, il saluto. Ciao Gianluca. Tanto saluto a te, saluto i nostri telespettatori a casa. Sì, e subito. Sì, subito. Diamo riferimenti telematici. Perfetto. Perché oggi è una giornata scoppiettante, quindi diamo un ritmo dall'inizio. Perfetto. Penalty sestarete@libero.it è il terminale telematico per potersi mettere in contatto con noi. Quindi se avete delle domande, delle curiosità o se semplicemente volete interagire con noi, con la nostra mail, penalty chiaramente scritto per quello certo. Lo vedete. Potete farlo. Cosa hai visto oggi? Beh, io ho visto AC Catena Atletico Catania. AC Catena Atletico Catania, perfetto. È stata anche una partita abbastanza elettrica. Combattuta. Allora, a questo punto, dato che, come ha detto bene Gianluca, vogliamo dare sempre più ritmo alla nostra trasmissione, do subito parola alla nostra Lorena per i risultati e la relativa classifica del campionato interregionale Girone I. A Caltanissetta, Nissa, Messina 0-0. A Vallo della Lucania, Serri Alburni, Acireale 1-0. Ad Adrano, Adrano batti Pagliese 3-3. A Lamezia Terme, Sambiase, Interreggio 0-0. A Reggio Calabria, Cittanova, Licata 1-2. A Nola, Nuvla San Felice, Nuova Cosenza 2-1. A Noto, Noto Palazzolo 0-1. A Reggio Calabria, Valle Grecanica, Sant'Antonio Abate 1-2 e ad Acri, Acri Marsala 1-1. Anche se ha pareggiato, l'Interreggio continua ad essere in vetta nella classifica del Girone I del campionato di Serie D. Prima in classifica, Interreggio con 32 punti, Acri 30, Marsala 29 punti, Palazzolo 28, Serri Alburni 26, Nuova Cosenza e Adrano 25 punti. Batti Pagliese, Sant'Antonio Abate 24, Noto, Nuvla San Felice e Licata 23 punti, Messina 21, Cittanova 19, Valle Grecanica 18 punti, Acireale 17, Sambiase 16 punti, ultima in classifica Nissa con 13 punti. Ricordiamo Messina 7 punti di penalizzazione. Acireale, Batti Pagliese, una partita in meno. Grazie Lorena. Gianluca, l'Acireale, insomma, la crisi continua, si fa brutta, sì, questa cosa qui. Devo dire, un inizio scoppiettante questo per la Serie D in questo 2012. Allora, analizzando un po' i risultati, vedo questo incontro con i fuochi d'artificio che c'è stato ad Adrano, con questo 3-3 con la Batti Pagliese. È un risultato importante. In crisi nera la Cireale. Sperava di vincere l'Adrano, perché sperava i tre punti sarebbero stati comunque importanti anche per la classifica. La Batti Pagliese è una buona squadra, una squadra di centro classifica. La Cireale continua ad essere in crisi nera, credo che sia la terza sconfitta consecutiva. Invece è la terza vittoria stagionale del Palazzolo, che ferma ancora una volta il Noto, che praticamente il Palazzolo è diventato un po' la bestia nera del Noto, che dopo averlo battuto in Coppa Italia e in campionato nel giorno di andata, lo ha battuto anche questo pomeriggio nel derby siciliano. E poi c'è la cura Balsamo che prosegue per il Licata, questa vittoria importante fuori casa. Fuori casa. E il Messina che è costretto a rimandare la prima vittoria in trasferta anche questa domenica. Si pensava che a Caltanissetta fosse più facile, perché alla fine la Nissa riesce invece a fermare la squadra giallorossa. Mentre invece con Alessio volevo insomma, in un certo senso documentare questa forza delle squadre regine, perché sono in vetta, perché indubbiamente sembrerebbero in questo momento con la marcia in più magari da portare sino al termine del campionato, perché poi magari chissà, sperare di vincerlo. Sì, in testa troviamo l'Interreggio con 32 punti, però l'attenzione secondo me in questa giornata va spostata nella partita Acri-Marsala, che era uno scontro di alta classifica. Infatti l'Acri occupa la seconda posizione, mentre il Marsala la terza posizione. La partita è finita 1-1. Se l'Acri però avesse portato a termine l'impresa di vincere questa partita, avrebbe agguantato in testa alla classifica l'Interreggio. Da sottolineare che con questa vittoria però il Palazzolo è ritornato, come ha detto bene Gianluca,
comunque nelle zone alte della classifica, 28 infatti, punti che gli permettono ancora di stare nel giro promozione. Sì, il Palazzolo è lì, è al quarto posto, oggi ha fatto secondo me la vittoria più importante della giornata, perché andare a vincere a Noto non è impresa semplice, infatti con questi 3 punti rilancia queste rilancia tutte le proprie probabilità di promozione. Ho capito, perfetto. Giriamo pagina dopo il campionato di Serie D interregionale, il girone I. Passiamo a questo punto a raccontare il campionato di Eccellenza. Prima lo facciamo con il girone della Sicilia, che ci riguarda un po' meno. Parliamo del girone? Girone A. Girone A, perfetto. Girone A del campionato di Eccellenza. A Custonaci, Alcamo, Atletico, Campofranco 0-1. A Favara, Acragas, Audace 0-1. A Trapani, Valderice, Castellammare 1-1. A San Cataldo, San Cataldese batte Città di Terrasini per 5-2. A Palermo, Palermitana, Folgore 0-3. A Mazara del Vallo, Mazara, Parmoval è stata sospesa. A Cammarata, Camarat, Ribera 2-1. E a Custonaci, Riviera, Marmi, San Giovanni Gemini 1-0. Guardiamo questa classifica perché è sicuramente molto interessante, perché chiaramente con la sconfitta del Ribera i giochi insomma continuano ad essere sempre molto incerti nel girone A. A te Lorena. Prima in classifica troviamo Ribera e Camarat con 35 punti, Alcamo 33 punti, Acragas 30 punti, Atletico Campofranco 28, Mazara e Riviera Marmi 24 punti, San Cataldese e Audace con 23 punti, San Giovanni Gemini 22, Valderice 21, Parmoval e Castellammare 17, Folgore 13, Città di Terrasini 10 ed ultima in classifica Palermitana con 3 punti. Ricordiamo Mazara e Parmoval con una partita in meno. Dicevo, facciamo piano perché chiaramente questa classifica va letta con molta attenzione, dico bene Alessio? Perché sì, la testa continua a essere molto incerta, ma anche nella zona bassa c'è una gran confusione in prospettiva play out. Sì, escludendo il fatto che la Palermitana è praticamente già retrocessa, sì, perché oggi avendo 3 punti. L'ultimo treno, perché l'ultimo oggi treno. Questo scontro diretto con infatti, la Folgore che ha perso malamente, quindi... Però questo scontro al vertice, insomma, forse ci si aspettava qualche cosa in più da parte del Ribera, no? Sì, assolutamente. Però alla fine sappiamo che poi in queste partite, in questi scontri diretti, non si può dare un favorito o una squadra che è sfavorita. E quindi sono partite aperte a qualsiasi risultato. In questo caso ha vinto il Camarat per 2-1 contro il Ribera e ha agganciato la vetta della classifica. C'è da dire sì, anche che rovinose sono state le cadute interne di Alcamo e di Acragas. Quella vero, di Agrigento poi è non è stata digerita bene dalla società, che pare stia meditando il terzo cambio di panchina stagionale. Mamma mia, ma non è possibile, però Giulio, veramente. Sì. E poi c'è una curiosità, la partita quella di Mazara è stata sospesa per infortunio dell'arbitro, quindi non c'è stata la possibilità di sostituire il direttore di gara, per cui Parmoval e Mazara dovranno rivedersi, credo in settimana, per recuperare questa partita. Quindi in sintesi le prime 4 hanno perso tutte. Ho capito. Se sono avvantaggiate soltanto Camarat e Atletico Campo. Il panettone ha fatto male. Il panettone ha fatto male a moltissime squadre, anche alle squadre professionistiche. Allora ci fermiamo, tra poco ritorneremo a parlare del campionato di Eccellenza con il girone B. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco sarà ancora naturalmente Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Eccoci rientrati in studio, come al solito con l'appuntamento di Penalty legato esclusivamente ai campionati dilettantistici, appuntamento che si rinnova ogni domenica a partire dalle 19.15 in diretta e poi siamo in replica intorno alle 23.15 della stessa serata della domenica e domani mattina, come al solito, intorno alle 10.10:15. Lorena, adesso è il momento di parlare del campionato di Eccellenza del girone B, a te parola per risultati e classifiche. A Capo d'Orlando, Orlandina, Aquila, Caltagirone 3-0. Ad Aci San Filippo, Aci Catena, Atletico Catania 0-1. A Comiso, Comiso, Città di Messina 1-2. A Mister Bianco batte Città di Vittoria per 1-0. A Calascibetta, Enna, Due Torri 0-5.
A Modica, Modica-Leonzio 2-0. Ad Avola, Real Avola-Ragusa 0-3. E a Taormina, Taormina-Trecastagni 1-1. Città di Messina che continua a rimanere in vetta in questo girone tutto quasi catanese, siracusano e ragusano. Lorena. Prima in classifica troviamo di fatti Città di Messina con 46 punti, Ragusa 42, Città di Vittoria e Real Avola 29 punti, Due Torri 27, Orlandina 25 punti, Mister Bianco 24, AC Catena 22, Taormina 21 punti, Comiso 19, Trecastagni 16, Atletico Catania, Aquila Caltagirone e Modica con 14 punti, Leonzio 6, ultima in classifica, Enna con un punto. Ricordiamo, Aquila Caltagirone e Atletico Catania un punto di penalizzazione, Leonzio 2 punti di penalizzazione ed Enna 6 punti di penalizzazione. Allora Alessio, questo Città di Messina che continua chiaramente a dominare questo girone, come vedi le prossime domeniche in prospettiva? Le vedo bene, perché ormai il Città di Messina si è confermata la squadra da battere, diciamo, perché ha collezionato tutte vittorie, tranne un pareggio nello scontro diretto contro il Ragusa, quindi sono i favoriti assolutamente per la vittoria finale del campionato. Comunque sia, il Ragusa secondo me andrà anche esso in perché il distacco è già considerevole. Il distacco, come vediamo dalla classifica, è già più di 10 punti, quindi ora hanno messo la regola che se tra la seconda e la terza c'è il distacco maggiore di 10 punti va in certo, questa vittoria nei confronti della Real Avola ha permesso indubbiamente di fare un ulteriore scatto in avanti con e quindi permettere probabilmente anche alla squadra di Ragusa di raggiungere il campionato interregionale. Anche perché Ettore a vittoria, da quanto si sente, ci siano anche dei problemi economici. Ah, infatti, aria di smobilitazione? No, proprio, però comunque sempre stipendi non pagati, quindi giocatori, malumori. Ho capito. Ci sono sempre situazioni. Ci stai dando una news, Gianluca. È vero che come al solito a questo punto del campionato arrivano soprattutto questi problemi? Sì. Problemi economici, rimborso spese che non vengono accontentati. Quest'anno abbiamo iniziato prima, diciamo, con questo tipo di problemi. Ci sono società che già da quest'estate annaspano in condizioni economiche precarie. Mi preme sottolineare la vicenda dell'Enne, per esempio, sì, una società che ha fatto la Serie C e che annaspa, della Leonzio, che pare che comunque ci sia una trattativa tra l'ex direttore sportivo dell'Avola Marletta e il comune per cercare di risolvere la situazione. Oggi si sono presentati ancora una volta con la Juniores. L'Atletico ha avuto grossi problemi economici, li sta continuando ad avere, ma cerca di resistere. Insomma, è un campionato abbastanza strano. Mi preme particolarmente sottolineare come, a mio modo di vedere, sarà per la prima volta nella storia, la prima volta che quest'anno non si disputeranno invece i play-off. Perché, come diceva bene Alessio, la nuova regola consentirà di evitare i play-off qualora tra la seconda e la terza classificata ci siano più di 10 punti, cosa che in questo momento già avviene. In questo momento avviene. Per cui il Ragusa andrà direttamente alla fase nazionale dei play-off. Devo dire, regola che io rispetto, perché se c'è questo grosso divario, perché mettere giusto, in discussione è giusto. Durante il campionato è stato so che sei andato a vedere la partita della Cicatena con l'Atletico Catania, sì. Se vuoi possiamo guardare il servizio, anzi lo guardiamo insieme, guardiamo il servizio appunto dell'Atletico Catania. No, mi dicono che non è pronto, e allora facciamo una cosa, dato che il servizio non è pronto, qual è la prospettiva a questo punto anche dell'Atletico Catania, che con questa vittoria probabilmente aggancia anche qualche posizione in più, sì, in prospettiva salvezza? È stata una giornata particolare perché i risultati, diciamo, sono stati abbastanza ordinati, nel senso che secondo le aspettative, a parte forse la virtù proprio dell'Atletico, che è stata quella che ha rotto un po' le acque, poi il Ragusa che ha vinto facile ad Avola. Ricordiamo che l'Avola in settimana ha disputato la semifinale di Coppa Italia vincendo in casa 2-0 contro il Vittoria. Questo già gli consente di fare un buon passo avanti verso la finale di ritorno. E questo, ricordiamo Alessio, che la finale di Coppa Italia gli potrebbe dare la garanzia di accedere addirittura
ai playoff per agli spareggi, mi sembra di capire. Se non direttamente per la promozione, perché sì, mi sembra che sia cambiata anche questa regola. Sì, quindi l'Aula, diciamo, con questa vittoria infrasettimanale ha agguantato una buona fetta di finale di Coppa Italia. Devo darti una brutta notizia, non riusciamo a mandare il servizio, però ci puoi raccontare la comunque partita. È stata la partita abbastanza combattuta, le due squadre hanno giocato in maniera determinata, ha vinto l'Atletico grazie ad un gol del bomber Crisafulli, che malgrado l'età, recentemente, malgrado l'età, testimonia il fatto che chi c'ha il gol nel sangue sostanzialmente poi lo fa sempre. È vero. Una partita giocata su un campo che sembra d'erba, invece è molto pesante, quindi questo già ha appesantito la condizione atletica di una squadra, quella dell'Atletico, diciamolo pure, che è un po' regimolata nelle ultime settimane, quindi le condizioni fisiche di molti giocatori erano abbastanza precarie. La Cicatella, cioè, come l'hai vista? La Cicatella l'ho vista bene, anche lei smobilitato rispetto alla gara di andata, non ha più certi giocatori come Orofino o come Cirino Russo, che è un attaccante di categoria anche superiore. Infatti però ha schierato ben 6 juniores in campo nella formazione titolare. E devo dire che hanno messo l'anima, hanno avuto un'occasione per poter riequilibrare la partita, perché hanno avuto un calcio di rigore a favore, calcio di rigore che hanno sprecato, hanno sbagliato, e poi hanno avuto gli ultimi 10 minuti con una doppia superiorità numerica, perché ricordiamo che l'Atletico ha concluso la partita in 9 uomini, okay? Anzi no, 10 uomini la Cicatena e in 9 l'Atletico, c'è stata una doppia Insomma espulsione. è stata una parte finale abbastanza rocambolesca. È stato rimandato l'esordio di un altro veterano del calcio siciliano, che è Sandro Gianguzzo, che in settimana è stato aggregato alla rosa dell'Atletico. Insomma, la maturità può fare in modo che l'Atletico quest'anno riesca quantomeno a salvare la categoria. Allora si deve salvare la categoria attraverso la ricerca di una condizione tecnica che sia accettabile, e soprattutto accettabile dal punto di vista del budget da sostenere, perché invece era in estate, erano state fatte delle previsioni poco oculate. Ma sai benissimo che d'estate si fa un discorso e spesso e volentieri poi a novembre dicembre se ne fa un altro. Bravo, mi dai il gancio giusto per riprendere la discussione che diceva Alessio, perché anche a Vittoria hanno fatto forse in questo ultimo mercato un passo più lungo della gamba, e quindi infatti giustamente ci sono le difficoltà, cominciano ad affiorare le prime difficoltà economiche che non consentono al Vittoria di mettere in campo invece quel tasso tecnico che ha, perché era perso una partita a Mister Bianco che poteva tranquillamente quantomeno portare a casa un punto. Qualche punto, sì. Allora Alessio, per chiudere questo girone B del campionato di eccellenza, prospettive prossime nei prossimi incontri? Diciamo che l'Atletico Catania andrà ad affrontare in casa l'Avola, quindi una gara abbastanza ostica, anche perché l'Atletico ha voglia di riscatto, vuole risalire assolutamente questa classifica che è abbastanza complicata. Ci sono due derby, cioè due torri da Ormina. Sì. La prossima settimana, e poi un'altra partita su cui io punterei l'attenzione è Vittoria Orlandina. Interessante, l'Orlandina la vedo in netta anche ripresa. Se si dovessero disputare i playoff, oggi l'Orlandina sarebbe quasi a ridosso, per e cui quindi battendo il Vittoria si porterebbe proprio a un punto, per cui è una bella partita. E poi tante gare in chiave salvezza, Leonzio Cicatena, Tre Castagni Comiso e Caltagirone Modica. Beh, come vedete quindi anche la prossima settimana sarà un'altra intensa domenica da attenzionare, proprio anche in prospettiva delle posizioni in classifica che ogni squadra cerca insomma di migliorare, tenendo presente appunto che il Città di Messina sembrerebbe da più parti come l'unica probabile vincente di questo girone. Ci fermiamo, dopo il campionato di eccellenza parliamo del campionato di promozione, di nuovo insieme dopo la pubblicità. Eccoci rientrati in studio dopo la pubblicità, ricordiamo che l'appuntamento di Penalty è ogni domenica alle 19.15, come al solito parliamo di risultati, classifiche con ospiti legati al mondo dilettantistico. Tra poco Lorena ci leggerà i risultati e la classifica del girone D, del girone D. Ma nel frattempo diamo il benvenuto al nostro primo ospite della domenica, Mario Currò, nuovo allenatore del Gravina Calcio, che veniva da una crisi insomma pesante, e appena sei arrivato, tac, subito, vittoria, così per ricaricare probabilmente tutto l'ambiente, no? No, ma non è stato solo il mio arrivo comunque, diciamo che la cosa più importante è stata quella che la società si è data una sistemata. Ha rimesso tutto dentro la scatola. Sì, dentro la scatola, e quindi abbiamo preso qualcuno è andato via e abbiamo avuto
Fortunatamente questa pausa di 2 o 3 settimane per poter lavorare e quindi riuscire a fare... Adesso ci racconterai per bene tutto il lavoro che ti attende, tra l'altro, perché insomma la classifica non è certamente bellissima, però insomma lavorando, e tu so che sei uno che lavora sul campo, sicuramente potranno arrivare i risultati. Allora, a proposito dei risultati, Lorena è già pronta per i risultati del girone D del campionato di promozione. A Rosolini, città di Rosolini, aggira 1-0. A Gela, Atletico Gela, Enzo Grasso 0-1. A Leonforte, Leonfortese Scordia 2-3. A Solarino, Priolo Paternò 3-0 a tavolino. A Ragusa, Orsa Ragusa, Real Niscemi 0-3. A Santa Croce, San Sebastiano 0-0. A Troina, Troina Scicli è stata rinviata. A Nicosia, Virtus Ispica 2-1. Beh, uno scontro al vertice importantissimo, lo Scordia vince e balza in vetta. Classifica. Prima in classifica, adesso troviamo Scordia con 34 punti. Segue Leonfortese con 32 punti. Atletico Gela 28. Città di Rosolini 27. Nicosia 25 punti. Enzo Grasso 24. Priolo 22. San Sebastiano 21. Virtus Ispica e Troina 20 punti. Santa Croce 19, Real Niscemi 18 punti, Scicli e Orsa Ragusa 16, Agira Nissoria 14 e ultimo in classifica troviamo il Paternò con 6 punti. Ricordiamo che il Paternò ha 3 punti di penalizzazione e Scicli e Troina una partita in meno. Gianluca, un girone dove probabilmente questa vittoria dello Scordia rompe un po' gli equilibri con la Leonfortese, no? Devo dire che la Leonfortese sta facendo di tutto per perdere questo campionato. È vero. Qualche settimana proprio non riesce, malgrado il cambio di allenatore, non riesce ad ingranare. Anche il Gela comunque è sempre lì, quindi anche se oggi ha perso inopinatamente in casa. Adesso, questo oggi è stata una giornata particolare, perché io in questi campionati, con questa lunga pausa di mezzo, e che si interrompono in prossimità del calciomercato e alla chiusura del girone d'andata, sono da considerare due campionati differenti, perché i roster vengono completamente modificati. Per cui sarebbe forse il caso di chiamarlo campionato d'apertura. Sì, il campionato come l'Argentina, come l'Argentina. A proposito, la vittoria, però dico, sono due vite completamente differenti. Gianluca, ci dai di nuovo l'email? Ciao, saluti che arrivano da Avola, infatti, il nostro amico Paolo. Sì. E questo mi serve per dare anche un'ulteriore sollecitazione ai nostri amici ascoltatori, che sì, potete parlare con noi attraverso penalti@sestarete.it. Ci potete vedere su Sestarete, chiaramente, certo. Ma chi magari non riceve il segnale del digitale terrestre piuttosto che dell'analogico, può vederci streaming su internet, come sta facendo il nostro amico Sestarete.com. Su Sestarete.com, e quindi anche le repliche della sera alle 23 o dell'indomani. Lui lo sta facendo, e a proposito, oltre che ringraziarci e farci i complimenti, si lamentava dell'arbitraggio di oggi, che è stato a suo modo la sconfitta in casa di parte, quindi pro Ragusa piuttosto che verso il Real Aula. Gianluca, ti fermo perché abbiamo recuperato il tuo servizio sull'Atletico Catania, quindi ritorniamo di nuovo a parlare solamente per qualche minuto del campionato di eccellenza. Ci sembra giusto e doveroso. Il servizio riguarda appunto l'incontro tra AC Catena ed Atletico Catania, vinto dall'Atletico Catania per 1-0. Guardiamo il servizio di Gianluca Barbagallo. Nella prima partita di ritorno del campionato di eccellenza vince in trasferta l'Atletico Catania. La vittoria di AC Catena è ossigeno puro per il gruppo di Richichi, che realizza la sua vendetta personale. Andandosi a riprendere su quel campo che lo aveva visto grande giocatore i 3 punti persi nel girone di andata. La sua squadra ha messo in campo voglia, grinta ed ha avuto anche le due componenti più importanti nel gioco del calcio, esperienza e fortuna. L'esperienza è fatta dal gol di Crisafulli, che da bomber di razza taglia le gambe ad una AC Catena che aveva giocato un buon primo tempo. La ripresa è giocata su ritmi ancora più alti e, complice un vistoso calo atletico di Crisafulli e compagni, permette la AC Catena di mettere in un angolo l'Atletico Catania. Il nervosismo la fa da padrone, vengono espulsi Scuderi e Cucchiara per l'Atletico e un difensore della AC Catena. Ma l'occasione per riprendere la gara la getta Reitano, che dagli 11 metri sbaglia un calcio di rigore. Il resto è fatto dal forcing dei padroni di casa e da 4 nitide occasioni per l'Atletico a tu per tu col portiere Saia. La prima capita sui piedi di Crisafulli, la seconda su quella di Celso e le ultime due su quelle di Signorelli. L'Atletico non riesce a chiudere la gara e soffre sino alla fine. A fine partita l'allenatore dell'Atletico Richichi è visibilmente soddisfatto. Comunque la squadra penso che l'avete visto tutti,
ha lottato dal primo all'ultimo minuto. Questo è quello che deve fare la mia squadra. Devono essere estremati a fine partita ed è la condizione ideale per poterci salvare. Alla fine, tutto sommato, è stata una partita combattuta. Abbiamo avuto due uomini in meno per una parte della partita. Però è anche vero che abbiamo sbagliato 4-5 gol a tu per tu col portiere. La conferma che bisogna lottare sino all'ultimo minuto, quindi è giusta la definizione di mister Chichi. Parliamo con Mario Currò, che giustamente ha ereditato una situazione a Gravina certamente non buona. E cosa ci vuole adesso per tirare fuori una squadra che indubbiamente si trova in difficoltà? No, ci vuole solo lavoro, però a volte si usano queste frasi comuni: ci vuole lavoro. E soprattutto la società deve stare vicina e poi deve saper scegliere prima l'uomo che poi la rete, quindi gente che realmente ti seguono e hanno voglia di fare bene. E che lavorino tutti su un unico obiettivo. Si deve sempre remare sempre per la stessa barca, quindi è giusto. E Alessio, ritornando di nuovo a questo punto a parlare del campionato di promozione, la sconfitta indubbiamente dalla Leonfortese, come diceva bene Gianluca, cioè, ce la sta mettendo di tutta, per perderlo questo campionato, però bisogna giustamente fare un plauso alla Scordia, perché insomma andare a vincere la Leonforte non era certamente facile. Infatti, ma secondo me la Leonfortese è penalizzata dal fatto che cambia settimana dopo settimana sempre il giocatore. Infatti, se ti ricordi, qualche settimana fa avevo annunciato l'acquisto di Lasmé. Sì. Ora in settimana si sono aggregati altri giocatori, quindi forse non hanno proprio quell'amalgama che consenta di dare stabilità. Alla squadra. E quindi converrai con me che sta facendo di tutto per perdere il campionato. È vero. Oggi noi abbiamo utilizzato un giocatore ex Leonfortese, sì? Licciardello, sì? Che è un gran bel giocatore, un bel centrocampista. Cioè, come ha fatto ad andar via da Leonfortese? Ecco, mi chiedo, come fa una squadra che vuole vincere il campionato a mandare via un giocatore come quello? È vero. So che Mario voleva dire qualcosa. Sì, no, io dicevo questo. Ecco, la solita frase fatta, cioè, quando si dice c'ho lavoro, ma poi in realtà si fa più confusione, mandi a casa quattro giocatori, ne prendi tre, certo. E poi scombusso e devi ricominciare da casa. È vero. Benissimo, allora a questo punto andiamo ancora avanti, parliamo a questo punto del girone di promozione che riguarda da vicino il nostro ospite che abbiamo presentato qualche minuto fa. Parliamo del girone C del campionato di promozione. A te Lorena. A San Gregorio Belpasso 0-2. Ad Aci Sant'Antonio, Aci San Filippo 3-1. A Catania, scommettendo Fiume Freddese 1-2. A Mili Marina, Garden Messina, Gravina 0-2. Ad Aci Bonaccorsi, Spar batte Piero Mancuso per 4-3. A Sant'Agata di Battiati, Sporting Battiati, Pistunina 2-1. A Villafranca Tirrena, Sporting Via Grande 0-0. A Santa Venerina, Real Santa Venerina, Sport Insieme 1-1. Ennesima vittoria da parte dell'Aci Sant'Antonio ed ennesimo momento di vetta per l'Aci Sant'Antonio in questo girone C. Prima in classifica troviamo difatti Aci Sant'Antonio con 35 punti. Segue Sporting Via Grande e Spar con 30 punti. Villafranca Tirrena 28, San Gregorio 25 punti, Fiume Freddese e Belpasso 23, Garden Messina 22 punti, Pistunina 20, Aci San Filippo scommettendo e Sporting Battiati 19 punti, Sporting Insieme e Gravina 16 punti, Real Santa Venerina 14, ultima in classifica ancora Piero Mancuso con 11 punti. Alessio Di Mauro, il commento su questo girone C del campionato di promozione, Aci Sant'Antonio in vetta e poi... Lo Sporting Via Grande ha fatto un piccolo passo falso pareggiando al Villafranca per 0-0. Piccolo passo falso sempre tra parentesi, perché il campo di Villafranca non è facile. È uno dei campi secondo me più ostici della Sicilia. Sì, ma diciamo da sempre, diciamo. Sì, era il match clou della giornata, no? Questo sì, scontro fra sì, seconda e terza che sostanzialmente attirava un po' le attenzioni. Finisce 0-0, io credo che sia un buon punto per il Piacenza. Si sono accontentati, sì, magari. E poi una vittoria pirotecnica della Sparra che vince per 4-3 contro la Piero Mancuso, fanalino di coda del girone.
Vittoria che rilancia la sparra al secondo posto con 30 punti, però sono sempre 5 punti di distacco dalla C. Sant'Antonio. Il risultato è il bel passo che vince a San Gregorio. Ho sentito alcuni giocatori del San Gregorio e hanno detto che dopo il ritorno dalle vacanze probabilmente ancora tutti erano immersi nelle atmosfere insomma natalizie. Mario Curro, invece tu al tuo debutto una vittoria sonante 2-0 che vi rilancia, ti rilancia e riorganizza un po' tutta la squadra. Io devo dire una cosa, devo elogiare i ragazzi perché abbiamo fatto una buona partita, abbiamo giocato con molta personalità, questo è vero, abbiamo fatto una buona partita. Ripeto, il Grande Messina ha fatto solo un tiro in botta su Missia e un tiro poi su 2-0 quasi alla fine della partita, quindi non abbiamo rischiato niente. Invece volevo dire per le San Gregorio, che conoscendo un po' così come fanno calcio a San Gregorio, fanno calcio realmente puro, pulito. Lì non c'è lo spirito, non c'è questa situazione. Non c'è lo stress del risultato anche. Quindi magari al ritorno delle vacanze saranno ancora un po' allegri. E poi mi volevo riallacciare al discorso che faceva lui, che secondo me il Via Grande ha fatto un ottimo risultato lì a Villafranca. Sì. Visto che Villafranca. Infatti, giustamente Villafranca è un campo molto è un campo molto difficile. Ma secondo me sia il campo di Villafranca che quello di Mili Marina, dove voi avete vinto. Sì. Sono i campi più difficili giocare nel Messina. Stasera mi strappate l'osservazione dalla bocca, prima tu adesso sì. Lui volevo dire esattamente questo, che secondo me il vero risultato sorpresa della giornata è la vittoria del Gravina a Messina. Sì. Perché per il Messina era l'ultima occasione, forse l'ultimo treno utile per agganciarsi al treno dei playoff. Però c'erano delle motivazioni forti da parte del Gravina, indubbiamente l'avvento del nuovo mister, questo ha agevolato, ha aiutato probabilmente, però il campo è molto difficile. Sì, sì. Poi giocare a Messina non è mai facile. Sì, 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 i campi di Messina sono terribili sotto questo punto però di vista. Però per non penalizzare troppo il Garden Sport Messina dobbiamo fare una nota. Sì? Loro avevano delle carenze soprattutto in difesa. Dico bene, loro avevano tre giocatori squalificati, ma noi avevamo una squadra nuova. Assolutamente. Per squadra nuova i meriti del Granina. Quindi mister, conviene con me che oggi è iniziato il campionato di chiusura, no? In questi campionati. Sì, come in Argentina. Sono d'accordo. Ma quali sono i nuovi acquisti che per esempio la società ti ha messo a disposizione? Abbiamo preso dell'Unione sul 94 Colombo da Siracusa, eccezionale, un 93 cliente dalla Leonzio che io devo dire non conoscevo e mi ha sorpreso. Certo, i giovani fanno a quel punto la differenza in queste categorie. Qualche altro giovane che si era perso, un 94 con una buona personalità in Mirabella, importante. E poi i grandi, Vietano Torisi, Alessandro Nicotra, il portiere del Cari e Chiesa del Castagno. Quindi tutto sommato abbiamo assemblato una squadra carina. E adesso insomma dovete adesso continuare su questa linea. Ora viene difficile dopo la vittoria. Certo. Una vittoria importante. Ci vuole la conferma. Ci vuole la conferma. Tra l'altro ora andrete a giocare contro Villafranca, però in casa. Però in casa. E poi chiudiamo. Sì? Finalmente, noi abbiamo molti amici. Vince il Battiati dopo una caduta strapiombo. Vince il Battiati. Infatti ho sentito in giornata Luca Di Gregorio, che speriamo di avere ospite la settimana prossima. Hanno detto che hanno fatto quadrato intorno a tutto il gruppo e sperano veramente di tirarsi fuori, perché dopo un inizio scoppiettante, Mario, come tu ben sai, hanno avuto dei grossi problemi, però adesso sembrerebbe che insomma l'equilibrio sia rientrato all'interno dello spogliatoio. Devo dire che mi fa piacere, a parte per lui, che è un ragazzo che io stimo, poi ci sono altri ragazzi che conosco. A me fa piacere che comunque le squadre catanese e le squadre che cercano di fare bene il catanese possono quantomeno raggiungere quegli obiettivi che si previsono. Mantenere intanto la categoria. Quindi Di Gregorio è il nuovo allenatore del Battiati? Non diciamo questo perché insomma. No, io da profano lo dico. Assolutamente, semplicemente mi ha comunicato che hanno riorganizzato in società e quindi il Battiati sembrerebbe insomma pian pianino riconquistare fiducia e magari chissà, speriamo di salvare la società. La vera condizione fondamentale per una squadra di calcio è la serenità. È vero. Nemmeno tutto. Sono d'accordo. Mario Curò, per chiudere, allora a questo punto abbiamo capito tutti che l'obiettivo è indubbiamente la salvezza, però vogliamo a questo punto dire un po' a tutti che la società dovrebbe buttare le basi per una stabilità anche all'interno della società per magari i prossimi campionati? Tutte le società dovrebbero fare così. Guarda, io ti dico una cosa, ci sono parecchie società in eccellenza, in promozione, il calcio sta vivendo un attimo di instabilità e io mi auguro che prima di ogni cosa intanto che le società, i presidenti, i dirigenti riescono a fare quadrato loro. Perfetto. E poi riuscire a capire magari
chi può fare calcio facendolo bene, lavorando discretamente, con impegno e con serenità? L'impegno alla fine comunque darà i risultati. Ma tutte le società, non solo il Crevino, un po' tutte quante. Assolutamente. Società. Ringraziamo Mario Currò per la sua disponibilità, un in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Il brutto verrà adesso, e l'abbiamo detto, esatto, e quindi bisogna avere forza. Ma ti ripeto, voglio confermare questa tua capacità nel sapere gestire un gruppo, quindi indubbiamente sono sicuro che avrai delle belle soddisfazioni. In bocca al lupo per tutta la società del Gravina, perché è una società storica, insomma, del catanese. E poi è fatta di gente per bene. È fatta gente per bene. Perfetto, ringraziamo nel frattempo anche Alessio per il suo commento dall'interregionale sino alla promozione, anche se poi più tardi ti sentiremo per un servizio di prima categoria. Ringraziamo la nostra Lorena, che vedremo nella parte finale. Gianluca invece rimane qui, noi ci fermiamo, c'è la pubblicità e tra poco ritorneremo in onda per presentare la rubrica quindicinale come al solito di penalty. Questa settimana parliamo dei campioni di penalty. Gianluca Barbagallo ha presentato il profilo di un grandissimo, Paolo Rossi. Ci vediamo tra poco dopo la pubblicità. E come annunciato prima dello spazio pubblicitario, adesso è arrivato il momento della rubrica quindicinale. Questa settimana parliamo dei campioni del passato, parliamo dei grandi campioni del calcio mondiale. Il personaggio che Gianluca Barbagallo è andato a raccontare nell'appuntamento oggi di Penalty è un grandissimo, Paolo Rossi. Guardiamocelo insieme. Sbagliare un calcio di rigore. Era l'anno dei mondiali, quelli dell'86. Paolo Rossi era un ragazzo come noi. Paolo Rossi era un ragazzo qualunque, ma è diventato un mito. Paolo Rossi sta all'Italia come la Torre Eiffel sta alla Francia. È stato campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, competizione nel quale fu capocannoniere con 6 reti e successivamente pallone d'oro. Veniva pescato, sedicenne, in una squadretta di Prato. Ala fragilina, ma di gran classe. Aveva così potuto perfezionare il suo talento alla miglior scuola italiana, la Juventus. Vittima di 2 gravi infortuni, subisce l'asportazione di 3 menischi, roba che a 18 anni può anche costare la carriera. Ma Paolo va in prestito al Como. Un campionato fatto di 6 misere apparizioni significa dover ricominciare dalla B. E a Vicenza, Rossi trova nel tecnico Giovan Battista Fabbri un secondo padre che gli dà fiducia e lo aiuta a crescere. L'allenatore emiliano segna una svolta nella carriera di Rossi, grazie anche allo spostamento in campo da ala a centravanti. È la tappa decisiva. 21 gol in 36 partite possono bastare. Al primo anno di A è capocannoniere del campionato. L'uomo simbolo del mirabolante Real Vicenza, che si piazza secondo alle spalle della Juve, segnando 24 gol, esordisce in nazionali a pochi mesi dal Mondiale argentino, dove si presenterà alla ribalta mondiale con un gol al debutto contro la Francia, poi ancora con l'Ungheria e un altro ancora con l'Austria. È un goleador di razza. Paolo resta in quota gol 15 anche l'anno successivo, ma purtroppo è il Vicenza a sgonfiarsi. L'ebbrezza del secondo posto conduce direttamente alla retrocessione ed è necessaria la cessione del Gioielli. Per Rossi è un trauma. Deve staccarsi dal cordone ombelicale che aveva stretto con i suoi 2 padri putativi, Fabbri e Farina. Farina, il presidente del Vicenza, non può fare altro che affittare il Gioiellino al Perugia. È un'operazione ai limiti del regolamento, ma comunque dove c'è Paolo Rossi ci sono sempre polemiche. I gol ci sono, ma affiora una certa stanchezza e affiorano altre nere nuvole all'orizzonte. Arriva la bufera del calcio scommesse e nonostante l'attaccante professi più volte la propria totale estraneità ai fatti, viene squalificato per 2 anni, perdendo così anche la possibilità di partecipare al campionato europeo di calcio del 1980. Nonostante la squalifica e l'inattività, Rossi ritorna alla Juve e godendo della stima di Berzot viene anche convocato in nazionale per il Mondiale di Spagna, dove la squadra azzurra deve battere 2 avversari, quelli in campo e quelli sulla carta. Le critiche sono ai limiti della sopportazione. L'inferno sembra materializzarsi. Un girone eliminatorio deludente ci mette di fronte Argentina e Brasile. L'avventura, però, tramuta i suoi connotati e basta un solo pomeriggio di luglio per trasformarla in magia. Basta una tripletta alla squadra più forte del mondo, il Brasile, per trasformare Paolo Rossi
impablito. Rossi, gol! Rossi! Italia in vantaggio, Rossi! Il primo gol contro il Brasile è stato il più importante per me. Forse il più importante, credo, in assoluto della mia carriera. Rossi, Rossi! E ancora l'Italia in vantaggio! Di nuovo Rossi! Che si consacrerà segnando anche in semifinale ed in finale quella storica del Bernabeu contro la Germania. Cross di Gentile, gol, ha segnato Rossi. Finito il mondiale, Rossi continuerà ad essere un attaccante formidabile ed il riconoscimento del pallone d'oro ne è la riprova. Ma con l'arrivo di Platini e Boniek c'è sempre meno spazio per lui, vista anche la presenza di Bettega. Trapattoni lo usa sempre meno e l'ultima partita di Rossi con la maglia della Juve coincide con la tragedia dell'Eisel. È destino che nel cammino di questo giocatore ci sia sempre qualcosa di drammatico. Il suo secondo padre al Vicenza, Farina, diventa presidente del Milan e fa letteralmente carte false per riprenderselo. E ci riesce. Il Milan ha un attacco formidabile. Rossi, Etley, Dirdis, ma saranno solo amare delusioni. Oltre agli insuccessi sul campo, comincia a profilarsi il caso Farina. Uno scandalo che coinvolge la società rossonera, che si conclude con la fuga in Sudafrica del presidente e con l'arrivo di Berlusconi. A credere ancora in Pablito, sembra essere rimasto ormai il solo Bearzot, che lo convoca, nonostante la stagione negativa, per i mondiali messicani del 1986, dove Rossi guarderà dalla panchina le quattro sofferte partite azzurre. Al rientro in Italia trova il Milan del nuovo corso a dargli il ben servito e un biglietto di sola andata per Verona, dove Rossi giocherà malinconicamente la sua ultima stagione da giocatore professionista. Con le mie qualità fino in fondo, anche a dispetto di chi mi voleva fuori nel periodo in cui giustamente forse meritavo di star fuori. Troppi problemi fisici ormai con le sue martoriate ginocchia, troppi problemi di testa, con la voglia di giocare che manca sempre di più. Il giocattolo è rotto. Pablito passa silenziosamente la mano, ma siamo sicuro che difficilmente dimenticherà le immagini di quell'11 luglio, quando appoggiato ad un cartellone pubblicitario ansimante e stanco, vedeva un mare in tempesta fatto di bandiere tricolori e un'onda che si ingrossa fin quasi a lambire quel serpente azzurro che si snoda intorno al campo, alzando una coppa dorata. L'Italia, la nostra povera Italia, è diventata campione del mondo e lui, Pablito, ne era stato l'artefice. Siamo solo noi, quelli che non hanno voglia di far niente. Di non aver paura, sbagliare un calcio di rigore. Lo dico, passatemi un fazzoletto, perché insomma mi è scappata quasi la lacrimuccia. Complimenti a Gianluca, ha fatto come al solito un lavoro straordinario. I campioni di penalty sono sempre come al solito i grandi campioni del passato. Quello di questa settimana è dedicato interamente a Paolo Rossi, è stato dedicato interamente a Paolo Rossi ed è stata veramente una grandissima emozione. Tra l'altro quest'anno ricorre il trentennale della vittoria dell'Italia a Spagna 82 e proprio la prossima settimana, nel contesto delle rubriche quindicinali di penalty, presenteremo proprio la storia del Mondiale 1982. Ma questo chiaramente... Posso dire una cosa, sette giorni. Sì, dimmi Gianluca. L'aspetto che cerco di dare a questi servizi di campione, sì, di penalty, è l'aspetto poetico, è vero, della carriera, è vero, ma anche della voce, devo dire. E infatti il taglio è quello, è nelle giusto, immagini, è giusto, nella, nel racconto, perché secondo me della cronaca si sa tutto. Eppure poi, non volevi farlo, Paolo Rossi. Devo dire che è stata una tua idea e te ne ringrazio, perché ho scoperto ancora di più, qualora non ero a conoscenza, che quest'uomo comunque ha vissuto sempre una vita abbastanza sfigata, perché toccava l'apice, sì, e ricadeva, toccava, sì, l'apice e ricadeva. Invece, tu sai, io quegli sfortunati ci vado d'accordo. Invece, chi invece non è assolutamente sfortunato, almeno questa domenica, è l'allenatore della Massimiliana, che è qui nei nostri studi, ci è venuto a trovare, lo presentiamo subito, Vittorio Privitera. Ciao Vittorio. Allenatore della Massimiliana. Insieme a lui diamo il benvenuto, come al solito, al nostro Luca Aloisi. Buonasera.
buonasera a te. Ciao Luca, a Luca come al solito il commentatore ufficiale di questi campionati. Vittoria assonante a Valverde, complimenti Vittorio. No, in casa. In casa, sì, dico col Valverde però. Sì, sì, diciamo. Il Valverde che era insomma sistemato bene in classifica anche. Sì, eravamo mi pare a 1 o 2 punti e sì, ottimo secondo tempo. Bruttino primo tempo. Benissimo, però prima di parlare del girone che riguarda la Massimiliana, parliamo invece del girone F e diamo come al solito il benvenuto alla nostra nuova penaltina, la nostra Giada. Ciao Giada, bentornata dopo le festività, sei pronta a raccontarci la prima categoria? Prontissimo. Benissimo, il girone F. Girone E. Ah, girone E, scusami. Sì. Allora, a Maletto, città di Maletto, batte Atletico Pedara 1-0. A Mister Bianco, Lineri Mister Bianco, Ciclope Bronte 1-4. A Santa Teresa di Riva, Santa Teresa Cometa Biancavilla 1-1. Ad Acireale, Dacca batte Desport Gaggi 1-0. A Randazzo, Randazzo Furci 3-2. A Giardini Naxos, Giardini Naxos Inessa 0-0. A Belpasso, Real Belpassese batte Sporting Taormina 3-1. La vittoria della Real Belpassese conferma il momento positivo per i ragazzi di Belpasso che continuano ad essere in vetta a questa classifica. A te, Giada. Sì, infatti Real Belpassese rimane in vetta con 29 punti, segue Cometa Biancavilla e Santa Teresa 26, Randazzo 25, Furci e Ciclope Bronte 23, Città di Maletto 20, Desport Gaggi 19, Atletico Pedara, Sporting Taormina e Dacca 17, Lineri Mister Bianco 12, Inessa 10 e chiude Giardini Naxos 5. Allora, come siamo combinati Luca? Commentaci questo girone interessante comunque del campionato di prima categoria. Sì, la Real Belpassese ha iniziato l'anno nuovo come ha chiuso quello precedente, cioè con una vittoria, battendo lo Sporting Taormina 3-1, inoltre ha sfruttato appieno il pareggio nello scontro diretto tra le due inseguitrici, cioè il Santa Teresa e la Cometa Biancavilla che in terra messinese hanno pareggiato per 1-1 e ora sono scivolate a meno 3 dalla vetta. Importante vittoria quella del Randazzo che ha battuto 3-2 il Furci scavalcandolo al quarto posto in classifica, mentre il Furci è stato agganciato a chiudere la zona playoff dalla Ciclope Bronte che ha vinto facilmente a Mister Bianco contro il Lineri. Al sesto posto continua la risalita del Paletto che ha battuto l'Atletico Pedara, mentre nelle zone basse c'è stato lo scontro salvezza tra Giardini Naxos e Inessa Giarre concluso sullo 0-0 in modo che i giarresi hanno mantenuto 5 punti di vantaggio. Insomma, la Real Belpassese sembrerebbe, forse, chissà, la squadra ancora tuttora da battere in questo 2012. Sì, sicuramente la squadra da battere e la prossima settimana però avrà un test molto impegnativo in quanto andrà a Bronte contro una squadra in salute. E lì è un campo molto molto difficile, ne so qualcosa. Allora, andiamo ancora avanti e parliamo del girone F a questo punto, sì. Quello che riguarda anche più da vicino il nostro ospite di prima categoria, Mister Vittorio Privitera. A te, Giada. A Mascalucia, città di Mascalucia, batte Atletico Militello 3-1. A Catania, Massimiliana Valverde 4-1. A Castel di Judica, Castel di Judica Condor 4-1. A Mineo, Mineo San Giorgio 3-0. Ad Augusta, città di Augusta, Sporting Barriera 1-0. A Paternò, Real Paternò, Sporting Catena Nuova 4-0. A Catania, San Pio X batte Sporting Priolo 2-1. Beh, a questo punto la classifica l'abbiamo letta? No. La leggiamo subito, così poi in questa maniera possiamo sì, fare il quadro completo con i nostri ospiti. Allora, il San Pio ancora in vetta? Sì, sì, rimane in vetta con 33 punti, Città di Augusta 28, Sporting Priolo 27, Città di Mascalucia 25, Massimiliana 24, Valverde 23, Sporting Barriera 21, Real Paternò 20, San Giorgio 17, Atletico Militello 15, Castel di Judica 14, Sporting Catena Nuova 13, Mineo 10 e chiude Condor 3. Luca, subito un commento e poi parliamo con il nostro ospite che deve raccontarci questa bella vittoria sul Valverde e poi i pronostici di questo ingarbugliato girone di prima categoria. Sì, un girone che va delineandosi in quanto la San Pio ha vinto lo scontro al vertice contro lo Sporting Priolo 2-1 ed è allungato ancora in classifica. Ora al secondo posto non c'è più lo Sporting Priolo ma un'altra squadra siracusana, ovvero il
Città di Augusta, che ha vinto 1-0 contro lo Sporting Badiera e si trova a meno 5 della San Pio. San Pio che comunque sembra attrezzata meglio delle avversarie, probabilmente ha le qualità per rimanere in testa fino alla fine del campionato. Da segnalare la sesta vittoria consecutiva del Real Paternò, che continua la sua rimonta, ha vinto 4-0 contro lo Sporting Catena Nuova, rendendo amaro il ritorno a Catena Nuova di mister Rapisarda, che era l'artefice della doppia promozione dalla terza alla prima categoria. Vedo che il nostro ospite annuisce, nel senso che ha paura di questo Real Paternò. Ma lo dicevo, lo dico da qualche settimana, anche io. Questo Paternò che con questa sesta vittoria... Notavo che... probabilmente l'ultima sconfitta è stata quella che ha fatto con noi a Paternò. E quindi... 1-2 sofferta. Da quel momento? E probabilmente da lì hanno avuto una svolta, perché la squadra comunque è ben organizzata. Anche se credo che comunque la San Pio è la stessa città di Megara, di Augusta. La San Pio, lo dicevo e continuo a dirlo, a livello di organizzazione, proprio come struttura societaria, probabilmente è messa di gran lunga meglio delle altre. E come vedi invece lo Sporting Priolo, che tra alti e bassi è sempre nella zona alta della classifica? Però una buona squadra, giocano bene a calcio comunque. Io, per noi è stata una sconfitta immeritata, probabilmente, lo dico perché sono di parte, però dico chi l'ha vissuta. Noi abbiamo perso in casa una partita praticamente giocata ad una porta, assurdo, però sono di quelle partite che nascono male. Abbiamo sbagliato l'impossibile e poi su un contropiede al 90esimo abbiamo preso il gol. Ma la Massimiliana quest'anno dove vuole arrivare? È in questo momento è in una zona un po' amorfa della classifica, sembrerebbe quasi nei playoff, ma deve stare attento dietro perché sono subito dopo i playout. Noi non abbiamo nessuna pretesa, assolutamente. La cosa che ci fa stare bene all'interno dello spogliatoio è che è un gruppo unito. È un gruppo di ragazzi che si rispettano tra di loro e ho la fortuna di avere alle spalle una società, delle persone con la quale ho instaurato un ottimo rapporto, con cui mi conoscevo già da parecchi anni. Vedi il Tuccio Giustolise della situazione, sì, una persona che conosco da 20 anni, nome storico del calcio catanese, per cui si è instaurato proprio questo rapporto di amicizia e lui mi dà una grossa mano proprio a livello di organizzazione di spogliatoio e non è male. Non è male. Io ti fermo perché dobbiamo vedere il servizio che ha preparato Alessio Di Mauro proprio sulla partita tra Massimiliana e Valverde, vinta appunto alla grande dalla Massimiliana. Guardiamolo insieme. Vittoria con grande merito per la Massimiliana, che con un secco 4-1 si sbarazza facilmente del Valverde, confermando il gran momento di forma e il mantenimento delle zone medio-alte della classifica. Per gli uomini allenati da mister Privitera, una gara da doppio volto, molto combattuta nel primo tempo e dominata nel secondo, dove si è visto mettere in atto un netto predominio con grinta e personalità. La gara però comincia in salita per la Massimiliana, che dopo 6 minuti si ritrova sotto nel punteggio, grazie ad una punizione ad effetto di Finocchiaro che beffa Spampinato. Lo stesso portiere, nel tentativo di evitare il gol, si procura una lussazione alla spalla, ma stringe i denti e disputerà l'incontro dolorante, anche per la non presenza di un portiere di riserva. La gara sembra prendere una brutta piega, ma al 14esimo arriva il pari, su calcio di rigore procurato da Zagame e realizzato da Condorelli. Il Valverde prova a reagire e si rende pericoloso con conclusioni da fuori area, neutralizzate dal bravo Spampinato. Nella ripresa l'equilibrio viene però spezzato dalla Massimiliana, che alza i ritmi e trova il vantaggio con un gol del giovane Merenda, abile a ribadire in rete una corta respinta di De Luca. Al 78esimo Condorelli si inventa un assist per la corrente di Mauro, che è abile ad entrare in area e battere De Luca con un perfetto diagonale. E il gol del 3-1. Un minuto più tardi trova la gioia del gol anche Palazzolo, che realizza un gol capolavoro direttamente su calcio di punizione dal limite, con il portiere che può solo guardare il pallone insaccarsi sotto l'incrocio. Finisce 4-1 e adesso i playoff per la Massimiliana non sono più un'impresa impossibile. Non sarà più un'impresa impossibile, quindi la Massimiliana, diciamolo,
con questa vittoria mette l'asso sul tavolo e magari tenta, chissà, di entrare con merito nel gruppo dei play-out, dei play-off. Che dici? No, dei play-out. No, dei play-out no, ci mancherebbe. Ma noi ci stiamo provando, onestamente, i ragazzi sono da lodare, perché quello che fanno lo fanno con dedizione e credono, soprattutto ho preso alcuni ragazzi che secondo me, ma non a detta mia, a detta da alcuni proprio addetti ai lavori, meriterebbero ben altri palcoscenici del tipo Palazzolo, preso che fino a qualche settimana fa giocava con l'Atletico, e per l'affetto che li lega sti ragazzi a me, sono venuti a giocare lì e stanno facendo onestamente. Si mettono un po' in gioco anche con te in questo progetto. Spero che comunque quello che quest'anno hanno perso, come immagino, lo riprendano. Ma se dovesse prossimo arrivare questa situazione di playoff, voi siete pronti? Sì. Ci mancherebbe, siete pronti. Ve la giocate fino alla fine, anche perché voi non vuoi, in questa categoria ci conosciamo tutti, gli altri allenatori sono anche amici. Per cui voglio dire un attimino. Per chiudere, Vittorio, chi vince questo girone? Per me non c'è discussione, ma dall'inizio la Sampio. Sì, perché come struttura è totalmente un altro pianeta rispetto a quello che è il campionato. Benissimo, allora un in bocca al lupo però alla Massimiliana. Credo, magari speriamo di rivederti qua nella parte finale del campionato, perché siete entrati alla grande nei playoff. Me lo auguro. Ok. Invece con Luca chiudiamo con qualche prospettiva per la settimana prossima? Sì, nella settimana prossima vediamo che sulla carta le due battistrade hanno un turno agevole. La Sampio giocherà contro il San Giorgio, mentre il Città di Augusta affronterà la Condor, che ha perso anche queste settimane ed ora è a ben 7 punti dal penultimo posto. Benissimo, grazie Luca, come al solito sei sempre preparatissimo nel commentare la prima categoria. Ringraziamo il nostro ospite, Giada rimane perché tra poco insieme a lei, ma con un nuovo commentatore, Dario Giuffrida, parleremo del campionato di seconda categoria e parleremo di un girone tutto catanese e siracusano con un ospite, Alfio Barbagallo, a tra poco dopo la pubblicità. Di nuovo in studio, ultimo segmento a questo punto dedicato al calcio dilettantistico, parliamo del campionato di seconda categoria, diamo il benvenuto al commentatore ufficiale della seconda categoria, Dario Giuffrida, ciao Mario, e diamo il benvenuto anche all'allenatore del Picanello di seconda categoria, Alfio Barbagallo. Buonasera. Ciao Alfio, oggi insomma una bella vittoria, sì, una bella quindi contento, vittoria. Sei contento di essere oggi qui, hai azzeccato proprio la domenica giusta, no? Sì, sì. So che ci seguite a Picanello, il programma è molto seguito, sì. Perché proprio dall'attualità dei risultati, e questa è una cosa importantissima. Noi militiamo, non è facile avere risultati. Assolutamente, assolutamente. Allora, abbiamo Giada pronta per darci il tabellino dei risultati del campionato di seconda categoria, parliamo del girone G, risultati e classifica. A Centuripe, Real Centuripe, AC Bonaccorsi 3-2. A Mascalucia, Canalicchio batte Libertas AC 4-0. A Milo, Milo Pisano Cosentini 1-0. A Belpasso, Belpassese Real Adrano 2-1. A Valguarnera, Valguarnerese batte Real Pianotavola 2-1. Ad Acireale, Real Aci, Tremestieri e Trneo 3-1. In un minuto possiamo subito dare un quadro completo, sì. Dario, su questo girone, prima che magari Giada ci legge la classifica. Sì, esatto, allora c'è il Milo che si conferma capolista e padrone assoluto del torneo, ben 10 punti, adesso la separano dall'inseguitrice che è la Belpassese, 32 punti, un ruolino veramente invidiabile, senza Antonucci il bomber per eccellenza della squadra, ma soprattutto c'è un nucleo di squadre dietro e stanno facendo di tutto per favorire la capolista. Ah. La Cibonaccorsi inseguiva e si è fermato questa settimana, ne hanno approfittato la Belpassese. Guardiamo la classifica, così giustamente così magari da casa possono seguirci con più attenzione. Guardiamo la classifica, prego Giada, la classifica del girone G. Milo rimane in vetta con 32 punti, segue Belpassese 22, AC Bonaccorsi e Valguarnerese 21, Canalicchio 20, Real Aci 19, Real Pianotavola 17, Real Centuripe 15, Pisano Cosentini e Real Adrano 14, Tremestieri Etneo 7,
e Libertas Aci 4. Beh, 10 punti però sono tanti. 10 punti sono tanti, ma ancora il campionato è lungo, soprattutto per chi è scaramantico. Però da vedere, da valutare appunto la discontinuità degli inseguitori. E in coda ci sono il Tremestieri e la Libertas Aci Real, che sembrano già spacciate, perché a meno 7, a meno 10, ma soprattutto con un trend che non accenna a impennarsi, a cambiare, diventa un po' difficile inseguire. Guardiamo invece adesso il girone H e poi lo insomma commentiamo con il nostro ospite in studio. Girone H di seconda categoria, prego. A Carlentini, Carlentini batte Aquila Monteserra 2-0. Ad Augusta, D'Agata Atletico Francofonte 2-6. A Catania, Picanello Librino 2-0. A Sortino, Sortino Megara Augusta 0-1. A Ramacca, Junior Ramacca Raddusa 2-0. A Catania, Liotru Vizzini 1-0. Classifica che vede come al solito ancora in testa la squadra siracusana del Carlentini. Del Carlentini. Prego. Carlentini con 31 punti, Atletico Francofonte 27, Megara Augusta 25, Picanello 20, Sortino e Liotru 19, D'Agata 15, Vizzini, Junior Ramacca 14, Librino 9, Aquila Monteserra 7 e ultima in classifica Raddusa con 5 punti. Il commento lo facciamo con Alfio, che ha iniziato il campionato alla grande, poi c'è stato un momento di appannamento, sì. Strano, perché non riesco neanche io a capirlo. Ma ancora ce lo domandiamo pure noi. E poi dopo adesso state riprendendo la marcia. Diciamo che noi abbiamo avuto un inizio con 4 vittorie di fila, che presagiva francamente poteva essere un'annata buona. Per carità, ancora lo può essere. Eh beh, ci mancherebbe. Però poi abbiamo avuto qualche infortunio, qualche squalifica e di conseguenza abbiamo perso un attimino strada. Lì vediamo che abbiamo 20 punti, perché ancora il risultato del Raddusa, la partita con Raddusa prima della sosta, non è stato ancora confermato. Pertanto, se dovesse andare per come solitamente vanno queste cose, dovreste essere a 23, speriamo. No, a 22, perché ah, 22. Ci confermano un punto del pareggio con Raddusa, sì. In effetti la partita al 37 del secondo tempo il Raddusa ha abbandonato la gara. Quindi probabilmente vengono assegnati gli ulteriori due punti. Perfetto, quindi ci ritroviamo a 22 punti e siamo ancora in gara per poter... Però io volevo farti una domanda. L'anno scorso campionato un po' strano, anche quello, insomma altalenante. Ci conosci come realtà. Vi conosco. Quest'anno partenza buona... Abbiamo avuto qualche problema... Tu hai vissuto questo tipo di campionato in passato, sai meglio di me che non è facile assolutamente crearsi sia i campi per allenarsi, perché comunque... Voi dove vi allenate? Ci alleniamo al Paratore il mercoledì e il venerdì. Quindi con tempi ristretti, con mezzi di ferie, non abbiamo una squadra che, ahimè, riesce ad avere qualcuno pagato, pertanto viviamo di quello che è il... Ma a questo punto l'obiettivo passione. Allora quindi qual è? L'obiettivo rimane quello che... Almeno dei playoff. Abbiamo voglia di provare a vincere il campionato o tramite arrivare primi in classifica o nella griglia dei playoff. Però insomma nei playoff credo che sia fattibile. Guarda, io ti dico la verità, levando il Carlentini e il Megara, che ci sembrano delle squadre... Quindi fate corso sul Francofonte. Sì, il Francofonte che abbiamo... incontrato nell'andata non mi ha dato l'impressione di essere una squadra tanto diversa rispetto alla nostra. Ho capito. Quindi noi ottimismo, dai, questo 2012 deve essere ottimistico, soprattutto per tutto l'ambiente di Picanello. Probabilmente tu conosci il nostro presidente Pinazzo. Lo conosci anche Gianluca Barbagallo, con cui insomma ha avuto... Ah, è il nuovo presidente del Picanello? Sì, da quest'anno è il nuovo presidente insieme al DS Mure. Quindi c'è voglia anche di entrare nel grande giro per l'ex presidente dell'Atletico. Un imprenditore che vuole fare calcio è sempre ben certo, buono. Giusto, infatti, giusto. Però sono degli ottimisti di natura, pertanto noi abbiamo cominciato il ritorno per come abbiamo lasciato l'andata con la vittoria. Quindi speriamo effettivamente di poter... Ma noi che cosa ti possiamo dire? Ti possiamo dire soltanto una cosa, che un po' tutti, io in modo particolare ti conosco e so che lavori sempre con molto molto sacrificio, e io sono dell'idea che il sacrificio alla fine paga. È quello che dico sempre ai ragazzi della squadra, cioè non conosco alternative per poter... Assolutamente, poi soprattutto in queste categorie. Benissimo. Se si lavora... I risultati prima o poi arrivano. A creare un gruppo, perché poi fondamentalmente in queste categorie dove
non c'è altro che crearsi un fortissimo gruppo, che è quello che poi ti può dare qualcosa di più. Certo. Il lavoro e il gruppo probabilmente alla fine i risultati arriveranno. Arrivano. Dario, per chiudere su questo girone, così salutiamo i nostri amici di Penalty di questa domenica. Per chiudere c'è da dire che questo è un girone più combattuto nelle posizioni che contano. Vediamo la classifica che dice il Carlentini a 31 punti, il Francofonte a 27, il Megara a 25 e appunto il Canalicchio che aspetta il Picanello. Abbiamo cambiato quartiere. E appunto il Picanello che aspetta la convalida di questi due punti che saranno importantissimi. Sono due gironi che comunque non portano bene per adesso alle catanesi, che non riescono a emergere né nel girone G né nel girone H, ma speriamo che appunto ci siano delle eccezioni. Abbiamo uno scontro diretto col Megara. Sì, è anche un girone che anche in basso appare più combattuto. In fondo alla classifica abbiamo il Librino, che tra l'altro ha perso il derby proprio con voi. Il che derby sembra... dei quartieri popolari. Però non chiamiamoli quartieri poveri. Popolari, sì, no, anzi popolare. Sono ricchi di calcio, appunto, quindi in salute. È vero, E adesso sono in coda alla classifica. Librino è grande quanto Parma. Infatti. A proposito, ci saluta Peppe Granata, ci fai complimenti. Grazie. Noi ricambiamo. Gentilissimo. Grazie, e io nel frattempo con l'occasione per ringraziarti, grazie Gianluca come al solito in postazione internet con tutti i vari commenti legati dall'interregionale alla promozione. Ci vediamo la prossima settimana, se in settimana volete suggerirci qualcosa, Penalty se starete @libero.it è sempre a vostra disposizione. Benissimo, grazie Gianluca, grazie ad Alfio Barbagallo per questo campionato che deve assolutamente sapere di vittoria, incrociamo le dita. E un in bocca al lupo a tutta la società del Picanello. Grazie a Dario per il solito commento legato alla seconda categoria, e un grazie anche alle nostre due penaltine. È venuta con noi di nuovo Lorena, e qui invece abbiamo la nostra Giada, e con questo quadretto finale chiudiamo l'appuntamento di Penalty, che vi ricordo va in onda qui su Sesta Rete ogni domenica a partire dalle 19:15, poi siamo in replica come al solito dopo le 23 della stessa domenica, e domani mattina come al solito intorno alle 10:15. A tutti il buon proseguo sempre qui su Sesta Rete. Arrivederci alla prossima settimana. Arrivederci. Piove o c'è sole, un rigore sbagliato lo fa un giocatore. Piove o c'è sole, chi ama la vita lì sul campo è migliore. Piove o c'è sole. Pallone è il tuo vero amico, la tua vita è